Io personalmente ho posto e ho proposto, ma ovviamente non solo stato ascoltato, ma prima o poi accadrà, perché non potrà che accadere, altrimenti l'Italia non ce la potrà fare con i suoi 300 miliardi di debito, il suo enorme debito. Allora, ho proposto che massimo ci devono stare 5 macro regioni: il sud, il centro, il nord-ovest, il nord-est e le isole. Basta. Con una forte autonomia differenziata, ma con solo 5 macro regioni bastano e avanzano, perché altrimenti spendiamo più soldi per gestire chi ci governa che per quel che ci servono questi soldi per fare qualcosa. Quindi, questo è il sogno, punto. Perché non si realizzerà al momento. Perché anche nel Molise, e qui è la preoccupazione, ho ascoltato e condivido ovviamente l'idea che non ha ragione d'essere il Molise autonomo rispetto alla regione Abruzzo, soprattutto perché non c'è una differenza culturale e soprattutto perché non ha senso in una piccola regione che conta come due di briscola a coppia, quando la briscola a bastoni, poter rimanere autonomi. E però la preoccupazione sta: ma questo passo che vogliamo fare riuscirà? E allora dobbiamo tornare a cosa prevede la legge, anzi la Costituzione, anzi l'articolo 132 della Costituzione. Che ricordate, questa parte che vi hanno letto non hanno previsto i nostri padri costituenti, è stata fatta nel 2001, è una variazione del 2001. Ed è stata fatta con un altro spirito, che era stato contrario a quello per cui vogliamo immaginare di togliere rifare il Molise insieme all'Abruzzo. Cosa dice questa regola? Quali sono le regole? Sono due. Prima di tutto, che la maggioranza degli elettori del Molise deve andare a votare e deve dire sì. Ora, il 50% già non va a votare, quindi già pesa la battaglia, perché ci va a votare. Se non c'è una grossa presa di coscienza collettiva. Molti di quelli che sono residenti non sono come quelli che stiamo qua noi. Sono giovani che non ci stanno neanche, non hanno qui. Probabilmente eravamo molto più numerosi, ci stavano molto più giovani. Qua c'era un Raffaele per vicino di noi, per intenderci. Ci dobbiamo porre questo problema. Allora, dopodiché, si pone un altro problema, che la Costituzione non lo prevede, ma si porrà in termini concreti. Per sposarsi bisogna essere in due. C'è niente da fare. Bisogna essere in due. E allora, se io porto in 12 500 milioni di debiti, 636 milioni di debiti, quello mi dice in debuglia. Capito qual è il problema? Secondo problema. A chi interessa più in concreto? Ed è questa la terza fotografia che voglio fare, la proposta. Parliamoci chiaro. Una buona parte del Molise gli fa comodo stare al Molise perché ci campa. Tutto ciò che gira intorno al sistema politico imprenditoriale di sistema e che sta all'interno del gruppo di potere gli fa comodo. Ed è una realtà che sta soprattutto concentrica nella parte centrale del Molise, come base Campobasso. A chi interessa veramente? Ecco la proposta. Facciamo un passo lungo come la gamba alla volta. Io voglio un Molise insieme all'Abruzzo, punto. Io voglio 5 regioni, punto. Ma qual è il passo che posso fare adesso? Sono solo due piccoli grandi passi. A Isernia c'ho una possibilità, perché a Isernia la riforma costituzionale dice che le province possono indire un referendum nella provincia, perché nella provincia, se la maggioranza sono d'accordo, si può chiedere di andare diventare provincia dell'Abruzzo. Allora, alla popolazione di Isernia non è che gli fa comodo andare in Abruzzo, perché rimane provincia ed è di una regione più grande. Quindi io farei il passo, se fossi abitante di Isernia, intanto mi cerco di portarmi a casa, sfruttando l'ultimo comma dell'articolo 132 della Costituzione, cercherei di portarmi a casa
la possibilità di indire un referendum, che tanti ci vogliono anni, di indire un referendum in quella realtà. L'altra realtà a cui interessa molto stare in lavoro è proprio Montenegro. Ma perché? Perché Montenegro, io stamattina sono andato a fare spesa a San Salvo, la passa la volta. Perché non temo, io non ci credo che oggi come oggi voglia, perché temo è un punto di snodo centrale, ci deve arrivare da solo. Se ci cominciamo a mettere insieme agli altri, a mio avviso cominciamo a fare confusione e non si va da nessuna parte. La Costituzione prevede la possibilità che la popolazione locale può chiedere, a chiedi tutto sommato una realtà come Montenegro può interessare perché rimasta per tuo interesse. Perché c'ha 6-7 km di costa che non l'ha ascoltato mai nessuno. C'ha 6-7 km di costa che è l'unico valore, l'unica cosa che abbiamo in cassaforte. In cassaforte, il Molise, Montenegro, cosa c'ha? C'ha una bella, tutto bello, tutto bellissimo, abbiamo un'aria stupenda, un mare stupendo. Però lo sviluppo economico, l'Amazon l'ha messa a San Salvo, non l'ha messo più qua. Allora, ecco cosa farei io, ed è la proposta e ho finito. Ai serbi stanno pensando a casa loro, a Montenegro, e io apprezzo molto perché ha detto dove stai, eccolo qua. Ha detto prima, qui non c'entra a destra, a sinistra, quello, non ci azzecca niente. Qui o si è tutti insieme o non si va da nessuna parte. Perché se ci si mette a mettere l'uno contro l'altro, tutti quelli che votano a lui, se stanno contro di lui, diranno a voi, fammi questo favore, vota a me. Perché così funziona. Allora facciamo un passo alla volta e concludo.